Allora, io mi avvicino qua, ben trovato a Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, grazie per essere qui grazie con noi. Grazie a voi. Cambiamo, voltiamo pagina, con lei parleremo di tutto, di lavoro, di famiglie in difficoltà, di sanità. Adesso intanto sentiamo cosa ha detto lei, perché voglio sentire la sua opinione. La Presidente del Consiglio, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha affrontato i temi economici vari nel suo discorso programmatico, noi ne abbiamo riassunti alcuni. Vediamo. Dovrà nascere un nuovo patto fiscale che poggerà su tre pilastri. Il primo, ridurre la pressione fiscale su imprese e famiglie. Penso ad esempio alla progressiva introduzione del quoziente familiare, ma penso all'estensione della tassa piatta per le partite IVA dagli attuali 65.000 euro a 100.000 euro di fatturato. Una tregua fiscale per consentire a cittadini e imprese in difficoltà di regolarizzare la propria posizione con il fisco. E in ultimo, una serrata lotta all'evasione che deve partire da evasori totali, grandi imprese, grandi frodi sull'IVA. Parlando di imprese e di lavoro, il pensiero va a quelle migliaia di lavoratori autonomi che non si sono più rialzati dopo la pandemia. A loro, che sono stati spesso ingiustamente trattati come figli di un Dio minore, vogliamo riconoscere tutele adeguate in linea con quelle giustamente garantite ai lavoratori dipendenti. Per chi è in grado di lavorare, la soluzione non può essere il reddito di cittadinanza, ma il lavoro, la formazione e l'accompagnamento al lavoro, perché per come è stato pensato e realizzato, il reddito di cittadinanza ha rappresentato una sconfitta per chi era in grado di fare la sua parte per l'Italia, oltre che per se stesso e per la sua famiglia. Allora, Maurizio Landini, con quali di questi, diciamo, messaggi veloci, perché li ha affrontati in maniera veloce nel suo discorso programmatico, è d'accordo? Credo che non abbia detto cose particolarmente nuove rispetto a quelle che ha detto in campagna elettorale. Credo abbia avuto una coerenza tra ciò che dicevi in campagna elettorale e adesso che è Presidente del Consiglio. Su diversi di questi punti noi come sindacati abbiamo presentato delle piattaforme che vanno in una direzione un po' diversa. Penso alla questione fiscale, ecco, io credo che partire con la chiama tregua fiscale, ma sì, se capisco è un condono, e partire lei di la nuovo, traduce come condono, non c'è dubbio. Io la traduco come un condono, mi spiegheranno se ho capito male, ma se uno comincia a dire che quelli che non hanno pagato le tasse gli debbono dare una tregua fiscale, io penso che uno che non ha pagato le tasse le deve pagare, punto. E non può essere che sono sempre i lavoratori dipendenti e i pensionati che le pagano. In un paese che ha 120 miliardi di evasione fiscale e dove l'87% dell'IRPEF la pagano i lavoratori dipendenti e i pensionati, e ho sentito parlare anche di spostare cifre 100.000 euro, vorrei che fosse chiaro che in questo paese qui l'87% dei pensionati e dei lavoratori dipendenti non arriva a 35.000 euro lordi l'anno. E siamo di fronte al fatto che c'è metà di questo paese che con le bollette, con quello che sta succedendo, alla fine del mese non ci arriva. Aggiungo che non l'ho sentita dire da lei, ma in questi giorni è uscita, che vogliono alzare anche il tetto al contante. È una proposta della Lega di cui benissimo, si sta discutendo. È un'altra stupidata, la dico come è un'altra stupidata. A 10.000 euro. È un'altra stupidata perché non fa altro che favorire una cosa di quel genere lì, riciclaggio ed altre operazioni di questa natura. E vorrei ricordare a tutti che io trovo singolare, in questo paese ci sono 6 milioni di persone che pur lavorando non arrivano a prendere 10.000 euro in un anno. Non ce li hanno proprio 10.000 euro da girare in contanti, perché non li prendono, non li vedono neanche in un anno se lavorano tutto l'anno. Secondo lei perché si avanza come prima proposta oppure si fa circolare? Ma guardi, perché si vede che ognuno ha ancora le sue bandierine. Il messaggio però è che non si vuole affrontare un tema. Io, un paese che ha 120 miliardi di evasione fiscale e che ha una tassazione della rendita finanziaria più bassa delle tasse che si pagano sui lavoratori dipendenti e sui pensionati, vuol dire che c'è un sistema fiscale ingiusto che andrebbe cambiato. E qui non è un problema di voti, qui è un problema finalmente di fare... E questo il governo col quale si riuscirà a fare questi aggiustamenti? Ma io penso che siamo già messi abbastanza male. Dobbiamo continuare ad avere una situazione di questo genere o vogliamo dare un futuro al nostro paese?
se vogliamo dare un futuro al nostro paese bisogna che i soldi li andiamo a prendere dove sono. Una cosa che non ho sentito, non ha parlato degli extra profitti. Siccome il primo provvedimento che io penso che il governo deve fare è quello di affrontare il tema delle bollette, sia per i lavoratori, per i cittadini, ma anche per le imprese, io voglio sapere dove vanno a prendere i soldi. Noi abbiamo avanzato una proposta, l'avevamo avanzata anche al governo precedente, la avanziamo uguale a questo. Ci sono 40 miliardi come minimo di extra profitti che sono ancora lì, che potrebbero tranquillamente essere presi, essere redistribuiti ai lavoratori e anche alle imprese che così non cessano le attività, per affrontare una situazione straordinaria. Ha sentito che si stanno attrezzando anche per fare una proposta sugli extra profitti, non ne ha parlato direttamente, ma ci si sta Ma guardi che non bisogna però che faccia... Il governo precedente, ma eravate un po' alleati lei e Giorgia Meloni in qualche modo a fare opposizione al governo precedente, dove lei non si sentiva, diciamo, chiamato in causa visto... noi al governo precedente abbiamo proclamato anche uno sciopero generale proprio sulle questioni fiscali. A dicembre dello scorso anno, insieme alla UIL... C'era Giorgia Meloni in quel caso? No, l'abbiamo proclamato, non si è vista in piazza Giorgia Meloni, con noi non c'era, l'abbiamo proclamato noi. E voglio dire che a distanza di un po' di mesi, penso che tutti hanno capito che forse avevamo ragione a dire che sul fisco bisogna fare delle operazioni che riducano la tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati, che combattano l'evasione fiscale e che taglino le unghie alla rendita finanziaria, che è uno dei grossi problemi che noi abbiamo. E io penso da questo punto di vista che questo è ancora più necessario adesso. Insisto, io una situazione così difficile, non voglio parlare per altri, una situazione così difficile e complicata non l'ho mai vissuta e penso che ci sia una rabbia nel nostro paese perché il livello di ingiustizia e di diseguaglianza sociale non ha precedenti. Indubbiamente, in più penso che continuare a fare ragionamenti di questo genere è contro il lavoro dipendente ed è contro i giovani. Perché qua addirittura adesso hanno riparlato della chiusura dei porti. Però Landini, non è che si sta ritornando di nuovo a lavoro dipendente contro lavoro autonomo? No, assolutamente. Non pensa che dobbiamo uscire da questa logica? Assolutamente, no? Guardi, vorrei farle notare. Ha un posto e quindi sicuramente ha un gettito di tasse che vengono prelevate dal direttamente dalla busta paga, chi invece ha un lavoro autonomo. Ma io le vorrei ricordare. Perché prima o poi dovremo... Assolutamente. Buttarci un occhio e dare una rappresentanza anche a questo. Assolutamente, anche le partite IVA. Vorrei farvi notare che noi, CGIL, abbiamo depositato in Parlamento una proposta di legge che chiede di istituire un nuovo statuto dei diritti dei lavoratori, che dice una cosa molto precisa, che i diritti non debbono essere legati al rapporto di lavoro che ho, ma debbono essere in testa tutte le persone che lavorano, anche le partite IVA e anche il lavoro autonomo. Noi stiamo dicendo che chi lavora deve avere gli stessi diritti ed avere le stesse tutele, quindi lo diciamo prima che lo dicesse anche la Meloni o che dicesse qualcun altro. Sono 2 anni che abbiamo raccolto le firme depositate, finora non c'è stato il Parlamento che l'abbia discussa, noi siamo pronti a farla domattina, anche perché quello che si è determinato è una competizione tra le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare. Certo. E io sono proprio contrario. Penso che tutti quelli che lavorano debbano avere gli stessi diritti e le stesse tutele e penso che la competizione di un paese non la devi giocare sulla riduzione dei diritti o sul sistema degli appalti, la devi giocare sull'innovazione, la devi giocare sulla qualità del lavoro, sul fatto che le persone possano utilizzare la loro intelligenza per lavorare al meglio. Però ricerca, innovazione, eccetera, nel momento in cui ci sono le crisi economiche che stiamo vivendo e finanziarie, come lei sa, poi le risorse per investire in quei campi, almeno a livello pubblico, sono sempre le prime che vanno via. Le chiedo una cosa sul reddito di cittadinanza. Reddito di cittadinanza. Ha sentito le idee che erano le stesse della campagna elettorale, anche se via via durante la campagna elettorale tutti quelli che erano gli oppositori del reddito di cittadinanza hanno leggermente sfumato. Ma anche perché sa, noi la povertà è aumentata. In questo paese la povertà è aumentata. Allora io penso che in un paese che ha gli extra profitti non dico nulla, che ha la rendita finanziaria non dico nulla, i soldi li vai a prendere da quelli che sono in povertà? Secondo me non mi sembra. Quindi una cosa molto intelligente. Il reddito di cittadinanza. No, io sono per fare una discussione, se c'è da migliorarlo sono pronto a migliorarlo. Penso che quando c'è una povertà uno strumento di quel genere lì deve affrontare. Il tema vero è creare lavoro. E la povertà in questo paese non c'è solo per quelli che non lavorano, in questo paese si è poveri anche lavorando, perché c'è un livello di precarietà e di sfruttamento che non ha precedenti. Allora il problema è creare lavoro e combattere le diseguaglianze che ci sono. Si continua a morire sul lavoro. C'è un livello di, insisto su questo, c'è un livello di precarietà diffuso, vale nel settore pubblico come nel settore privato, che non ha precedenti, al punto che i giovani del nostro paese se ne vanno. Quando dicono dobbiamo chiudere i porti, gli do un suggerimento, chiudono gli aeroporti,
perché il problema del nostro paese è che se ne vanno via più i giovani che non degli stranieri che vengono da noi. Non so se non abbiamo invertito. Assolutamente, stiamo perdendo intelligenze. Perché se lei ci pensa, quelli italiani che vanno all'estero non tornano e all'estero si realizzano, fanno dei lavori perché siamo gente intelligente, creativa, capace. Quindi stiamo proprio perdendo un'occasione. Ma allora bisogna colpire le ingiustizie che ci sono. Se davvero la Meloni vuole, come dice, ha presentato un programma che vuole avere una visione, ecco, in questa visione deve rimettere al centro il lavoro e la persona, non il mercato, non il profitto, non la rendita finanziaria. Non le è piaciuta la frase non disturbiamo chi fa? Ma sa, perché il problema è che cosa fa? Cioè, se uno fa evasione fiscale, io lo debbo, lo debbo proprio disturbare, lo debbo colpire. Quando dicono alzo il tetto... Ma è una generalizzazione, no? Non è una generalizzazione. Fa, non è che fa evasione fiscale, io, in no, questo paese. Sto dicendo che... Poi c'è tanta evasione fiscale da combattere. Io dico banalmente che dipende quello che uno fa. Se fa delle cose bene, ma se fa delle altre cose lo debbo combattere, debbo invertire questa tendenza, no? Quindi, in generale, oggi il problema è cosa si fa, che investimenti si fanno. Investiamo su un nuovo modello di sviluppo? Investiamo sulle energie rinnovabili? Che cosa facciamo? Investiamo sulla sanità pubblica? Investiamo sulla scuola? Oh. Investiamo sugli asili nido, adesso la dico banalmente, su che cosa investiamo? Io penso che sia davvero un momento straordinario, ma deve essere chiaro che sviluppo devo fare. Ed insisto, al centro deve tornare la persona, deve tornare la giustizia sociale, non il mercato, il profitto, la rendita finanziaria. Intanto è arrivata una notizia, no, da questo discorso programmatico di Giorgia Meloni, che è un messaggio diretto proprio a voi. Ha detto non faremo da soli, non vogliamo fare da soli, aspettatevi. Io mi auguro che venga, guardi, no? Oggi è arrivata... È un cambiamento, una discontinuità rispetto al governo precedente dove si era deciso una linea in cui per emergenza si andava avanti in... Guardi, io in un certo se modo, posso... Insomma, senza un grosso coinvolgimento. O meglio, ci chiamavano alle 11, poi alle 3 andavano in Consiglio dei Ministri. Ecco, allora però vorrei dare... Però erano anche tempi un po' particolari. No, ma vorrei dare un consiglio anche a questo nuovo governo. Se intende discutere con noi, benissimo, vorrei che fosse chiaro, non vorrei essere chiamato alle 11 per spiegare cosa fanno nel Consiglio dei Ministri alle 15, perché se debbono fare così è meglio che non ci chiamano. Vogliono discutere con noi, benissimo, siamo pronti a fare la nostra parte perché la situazione è davvero drammatica, difficile, ma allora bisogna che anche prima di prendere le decisioni ci ascoltino e vediamo di costruire assieme delle proposte che diano delle soluzioni ai problemi. Se così noi siamo pronti a fare la nostra parte e abbiamo proposte su tutto, sulle pensioni, sul fisco, sulla politica industriale, su come combattere la precarietà, siamo pronti a fare la nostra parte. Però ci ascoltino. Tornerà a raccontarci a che ora è stato chiamato, quando, prima dei consigli adesso, dei ministri. Mentre oggi pomeriggio a un certo punto è arrivata una convocazione del ministro del lavoro per il prossimo venerdì alle ore 15. Non so ancora qual è l'ordine del giorno, vedremo. Venerdì 4 novembre ore 15. Rispetto alle 11. Vediamo, ti chiamano nel pomeriggio, speriamo che abbiano pranzato e che siano abbastanza tranquilli. Ecco. Benissimo, però c'è un primo incontro. Questa è già una notizia. Lei ha toccato il tema della sanità, è passato poco tempo, soltanto un anno, poco più di un anno, da quando noi andavamo a portare il cibo, i fiori, per ringraziare il lavoro che si faceva nei pronto soccorsi durante la pandemia, la fase più cruenta del Covid, ai medici che erano in pronto soccorso, agli infermieri, li abbiamo chiamati eroi. Siamo riandati a vedere che cosa sta succedendo nella sanità pubblica del Nord, per capire che cosa il sistema sta mostrando, una falla enorme, dalla quale forse non si può tornare indietro se non con una grandissima inversione di tendenza a cui bisogna mettere mano subito. Andiamo a vedere il servizio. Nei giorni del Covid li abbiamo chiamati eroi. I medici e gli infermieri del servizio pubblico. Ma ora che la tempesta della pandemia è passata, che succede nei pronto soccorso? Sono andato a vedere. Fatemi morire! Siamo nel pronto soccorso di un ospedale di Torino. Un giorno ordinario. Aiuto! Aiuto! I pazienti vengono collocati nei corridoi, sulle barelle.
Noi siamo andati a trovare mio papà, è stato in pronto soccorso tre giorni. Tre giorni? Una barella, ho dovuto alzare la voce con chi non ne aveva colpe e finalmente è stato portato poi in reparto. Qualche volta si perdono pure i pazienti. Ma non lo trovi più? Qui c'è una signora che è andata a casa. Che non potrebbe essere lei. Lunedì facciamo un rapporto in direzione perché tu non puoi abbandonarmi. Cioè, ragazzi, in corridoio io non trovo la paziente. La paziente deve stare in pronto soccorso, non in corridoio. Perché io la paziente non la trovo, non scuso le poste. C'è Giorgio Casino che per carità. La situazione è terribile. Ieri mia mamma, che ha 84 anni, aveva la febbre da una settimana, ha aspettato 6 ore e un quarto. Cioè, a me ricordava un po' negli anni 70 quando c'erano i servizi, che ne so, dal sud. Mi ha fatto un po' impressione entrare oggi a vedere mia mamma. Aspettano ore, in qualche caso giorni, di essere visitati. E così il pronto soccorso si trasforma in un reparto. Lei quanto tempo ha aspettato per essere visitata? Da un po' che sono qui, ti aspetto. Quanto è arrivata lei? Ma io sono arrivata già ieri. Qui bisogna avere pazienza. È qui da molto? Un'ora e mezza. Ma qui praticamente è come se fossero ricoverati, solo che non c'è posto nei... Sì. Eppure i pazienti non sono le uniche vittime. Loro sono infermieri a fine turno. Quali sono le vostre difficoltà maggiori? Stanchezza. Fisica, mentale. Emotiva. Quindi vi siete trovati a fare anche 12 ore? Sì, quello sì, quasi ordinaria amministrazione. Turni massacranti. Siamo senza personale, che non viene assunto perché chi va in pensione non viene sostituito. Un infermiere che lavora da 16 anni, cioè, prende 1.600 euro, cioè. Dopo tutto quello che c'è stato durante il Covid, in cui ci portavano, come dire, da mangiare, ci portavano i dolci e tutto quanto, e adesso siamo ripresi invece al contrario a dover subire, cioè, aggressioni, anche con un certo, diciamo, anche stress psicologico. È così, sì, nei corridoi strarippano, è la fine del mondo dentro. Ma lei ha un parente? Ho detto che anche mi sono male lì, da tre giorni. Siamo nella parte esterna di un altro pronto soccorso. Qui si svolge il cosiddetto triage. Allora, ragazzi, un po' più attivi, abbia pazienza perché non si capisce niente. Cioè ti visitano, capiscono cosa hai e ti danno un codice. Paziente 491 in radiologia. Ripeto, 491 in radiologia. Quello che i pazienti non immaginano è che le persone che le stanno visitando stanno lavorando da ore e ore. Siamo arrivati in giornate in cui l'attività di triage veniva estratta a sorte tra di noi. Perché? Perché eravamo terrorizzati da questo, avevamo il timore di sbagliare. Tu hai da una parte la carenza cronica di personale, hai la carenza di quello che sono le strutture. Tu metti insieme tutti questi elementi e diventano una bomba. E se questa bomba un giorno dovesse esplodere, tu devi solamente sperare di non essere in turno quel giorno. In un altro ospedale abbiamo trovato una situazione drammatica. Ci sono barelle lungo tutto il corridoio. E quella che dovrebbe essere una sala d'attesa è stata trasformata in un'enorme stanza di degenza. Ha bisogno d'aiuto, chiamo qualcuno. Vedete, le barelle sono organizzate come in un Tetris e lo spazio per muoversi è ridotto all'osso. Le chiamo qualcuno? Non lo so se vengo davvero. C'è chi chiede di essere cambiato e solo dopo mezz'ora di attesa ecco arrivare due dei pochi infermieri di turno. Però un momento, vedete che sto facendo una cosa, queste cose. È sotto pieno di acqua. Signora, non è l'acqua da tutti. E va bene, andiamo con l'acqua. Io mi volessi passare così. Per cambiare questa signora e garantirle un po' di privacy, bisognerebbe spostarsi, ma... Ma andiamo in sala gessi. Non vado perché anche per girare di là è troppo complicato, si diventa per due barelle. C'è troppo traffico di barelle.
e quindi l'unico modo per dividere gli spazi è far arrivare questo paravento. Che è successo? Aiutate! Ci stanno torturando, porca miseria! Lo ho fatto io, una tortura che dura già 3 giorni. Fatemi morire! Sono le 8 del mattino, adesso comincia un turno di pronto soccorso che finirà questa sera alle 21. Io mi avvio, so già che ci sono circa una 50 di pazienti. Lui è il primario di un altro pronto soccorso di Torino. Sta per cominciare la sua giornata di lavoro e spera che questo sia un giorno normale. Ore 21:35 e finisce il turno. E finalmente vado a cambiarmi per andare a casa. Turno iniziato stamattina alle 8, quindi sono oltre le 13 ore. Turno tranquillo, devo dire, nel senso abbastanza normale. C'è stato un infarto che è andato molto velocemente in emodinamica, ben gestito. Una aggressione che per fortuna si è rivelata soltanto verbale. C'è stato un momento in cui in sala rossa, oltre ad un paziente un po' bellicoso, c'erano 4 agenti di polizia, 2 vigilantes, 2 medici, un paio di infermieri, insomma una folla abbastanza variopinta. In questo momento lascio 64 pazienti in pronto soccorso, di cui 16 in attesa. Cronaca di un turno normale per chi fa pronto soccorso. E il sottoscritto dovrebbe essere contento, in realtà lo è, perché ho fatto il medico. Certo, quando penso che sono più vicino ai 60 che ai 50, che faccio il direttore ormai da un po' di anni, che quando ho preso questo incarico ho detto a mia moglie: beh dai, vedrai che andremo a vivere meglio, tutti i weekend a casa, nessuna notte di guardia. E poi invece succede questo. Mia moglie qualche volta un po' me lo rinfaccia. Il dottor De Iaco dovrebbe svolgere in quanto primario un ruolo direttivo, ma sono così sotto organico che ogni giorno sostituisce medici e infermieri. Un esempio di dedizione al servizio pubblico, che però sotto i suoi occhi sta diventando privato. Ascoltate. Tanto per cominciare, sempre più medici lasciano il pronto soccorso e la medicina d'emergenza urgenza. 100 medici al mese circa che abbandonano il servizio tutti i mesi equivalgono a 5-6 pronto soccorso di medie dimensioni che chiudono ogni mese. È evidente che le aziende non possono far altro che cercare manodopera fuori. E l'unica offerta che c'è in questo momento è quella delle agenzie di intermediazione, delle cooperative. È evidente che da un punto di vista economico il lavoro in una cooperativa è enormemente più attrattivo che non il lavoro nel pubblico come dirigente medico. Lavorando con le cooperative, con 4 giornate intere di lavoro in un mese si guadagna l'equivalente del mese di stipendio del dirigente medico del pubblico. Grazie a Carmine Gazzani che ci ha portato in questo viaggio nella sanità del nord. Ora intendiamoci, noi non pensiamo che ci sia una colpa della ASL di una regione piuttosto che di un'altra, di una città piuttosto che di un'altra. È un problema sistemico, cronico, di carenza e di investimenti o fatti male o di tagli fatti in maniera tale da arrivare ad un collasso. Fatto sta che il sistema sanitario nazionale sembra, Landini, essere finito. I numeri che ci ha raccontato sia nel servizio Carmine Gazzani sia nel suo TED, nel suo comizio, il nostro dottore, cosa ci raccontano? Ci raccontano di costante abbandono della professione pubblica, medici che se ne vanno dal sistema pubblico. Le faccio soltanto dei numeri: 8.000 dal 2019 al 2021, 8.000 medici si sono dimessi dal sistema pubblico ospedaliero e, come sentivamo, circa 100 medici al giorno decidono di andare nel privato presso le cooperative a guadagnare di più e si licenziano. E poi ci sono stati pensionamenti e decessi. Sì, io penso che questa sia un'assoluta altra emergenza, anche perché in gioco c'è il diritto alla salute di ognuno di noi. Ma come si può essere curati da medici a chiamata del servizio pubblico? Infatti noi questo sabato, in CGL e CISL UIL saranno in Piazza del Popolo, proprio con infermieri, con medici, con tutti i lavoratori della sanità, per fare una grande assemblea pubblica, proprio per denunciare questa situazione e per chiedere degli interventi immediati.
vorrei, lei parlava di tagli, vorrei che fosse chiaro, prima della pandemia, negli ultimi 15 anni, sono stati tagliati... Sì, certo, pandemia a parte, naturalmente. Prima, dico prima della pandemia. Prima della pandemia, rispetto a quella che era la spesa del servizio sanitario, nel nostro paese sono stati tagliati più di 35 miliardi, stiamo parlando. Poi, dopo la pandemia, c'è stata qualche leggera crescita della spesa sanitaria, ma già adesso nel decreto, nel documento di programmazione economica, come lo chiamano, si prevede già nei prossimi 3 anni un'ulteriore riduzione della spesa sanitaria. Quindi una cosa di questo genere è inaccettabile. Quindi noi scenderemo in piazza e chiediamo a questo governo di aumentare la spesa sanitaria, perché vuol dire fare assunzioni di medici. I medici è dal 2019 che hanno il contratto bloccato, non rinnovato, siamo già al 2022. Quindi c'è un problema, abbiamo visto, di condizioni, di salari per lavorare, ma c'è un problema anche di investimenti, perché poi i pronti soccorsi si riempiono, perché sono diventati il luogo dove chi ha qualsiasi problema va lì, perché se no non c'è nessun'altra rete in cui potersi muovere. Investire nella sanità non vuol dire solo potenziare gli ospedali, ma vuol dire costruire anche quelle reti territoriali sanitarie che dovevano già esserci, che dovevano già esserci, ma non hanno funzionato. Tra l'altro, siccome adesso ci sono anche i famosi investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede anche degli investimenti in questa direzione, ma il rischio è che se tu non aumenti la spesa, fai questi investimenti e poi non fai le assunzioni perché non hai previsto i soldi per la spesa pubblica, al limite poi fai delle privatizzazioni, non si capisce chi ci lavora. E quindi questo è un elemento che va affrontato, così come bisogna fare anche delle borse di studio specializzate per poter specializzare anche i medici che lavorano nell'emergenza, così come ci sarebbe da superare il numero chiuso. Ma certo, ma c'è un problema anche di numero chiuso, di logiche che sbagliate che sono state fatte sostanzialmente in questi anni. E quindi e c'è un livello di precarietà, perché l'altra cosa che non si dice è che c'è un livello di precarietà non solo dei medici, ma anche degli infermieri o di altre attività che negli ospedali è stato assolutamente, è una follia, cioè pensare che nella struttura pubblica ci sono delle cooperative che sostituiscono quello che è il servizio pubblico, io credo che sia un elemento che non può essere accettato, e questo è un elemento di fondo di investimento che deve essere realizzato e che deve essere messo in campo. Come le ho detto, proprio sabato, quindi non tra tanto, abbiamo organizzato una grande assemblea aperta proprio in Piazza del Popolo, dove avanzeremo proposte e dove stiamo chiedendo in modo molto esplicito che il governo, a partire dalla legge di bilancio che deve essere fatta nei prossimi giorni, questo è uno dei temi fondamentali che deve essere affrontato, ma vuol dire metterci risorse. Perché dicevo prima la lotta all'evasione fiscale? Perché se uno mi dice dove vai a prendere le risorse? Vado a prendere le risorse dove sono, perché se sono aumentati gli extra profitti... Io non ho sentito il discorso programmatico di nessun governo precedente, ha trascurato l'idea di fare la lotta all'evasione fiscale. No, guardi, che quello che abbiamo sentito prima ha riannunciato che fanno un altro condono, non so se è chiaro, non solo non hanno annunciato... Ma anche la lotta all'evasione fiscale. Sì, ma se la fai partendo coi condoni e se la fai alzando il tetto a 10.000 euro, stai dicendo che non la fai, perché sono due cose che vanno esattamente nella direzione opposta. In piazza con i medici e con Maurizio Landini, guardi che non sabato. Solo con i medici, con tutti i lavoratori, ma anche con i cittadini, perché... È una battaglia comune, se uno vuole ridurre i tempi di attesa e vuole garantire il suo diritto alla salute, ha bisogno di investire, anziché contestare i medici, c'è bisogno di battersi assieme, cittadini e medici, per garantire il diritto alla salute. C'è di mezzo la tenuta del sistema pubblico, siamo arrivati lì. Grazie Maurizio Landini. Grazie a voi.